L'autore esprime a tutte la sua acuta verve di conoscitore dell'ambito stilistico di Caravaggio, iniziando da alcune osservazioni sulla datazione del San Giovanni Battista alla Musea di Gran Sassini. Riferendosi a un'ipotesi della Terzani, che avevo detto era un po' contestata, che basandosi su un documento la riporta al 1602. Il Papi ha occasione di ricordare che gli altri due dipinti caravaggeschi commissionati dal Costa, ossia la Giuditta che decapita un verme di Palazzo Barberini e il San Francesco Contagio di Hartford, sono stati eseguiti verso il 1606, e quindi che anche per quest'anno la consacrazione dell'oratorio dedicato a San Giovanni, scusate è un argomento un pochino contorto, ma comunque 1606, consacrazione dell'oratorio di San Giovannino a Concente, insomma quel paese a cui il dipinto era destinato. Quindi che cosa vuol dire? Beh, il dipinto ci doveva già essere, però c'era lì dal 1600, ma sembra abbastanza improbabile. Quindi, altre considerazioni di stile lo portano a considerare il 1602, cioè quel documento in cui la Terzaghi aveva preso, per cui la Terzaghi aveva presupposto l'esecuzione del San Giovannino, invece a la Giuditta nel Palazzo Barberini, perché in realtà nel documento non si parla specificamente di quando, si parla soltanto di un anticipo di un certo numero di scudi al Caravaggio per l'esecuzione del dipinto. Bene, l'autore si sofferma poi sulle derivazioni del San Giovanni Battista ordinato al pittore dal Costa, tra cui quella di Capodimonte, che esclude comunque che possa essere opera del Manfredi o del Rinaldi, altri artisti di ambito strettamente caravaggesco, assegnando invece, e qui lui si espone in prima persona, lo fa spesso anche Renzi, non ci mette la faccia, quindi il Papa ci mette la faccia e dice: questo dipinto di Capodimonte è di, senza dubbio, di Angelo Carosselli. Poi continua il discorso su dipinti di ispirazione caravaggesca e si diffonde sull'altra Giuditta, e qui appunto si arriva alle attribuzioni a Giuseppe Vermiglio, strettamente collegata col dipinto di Palazzo Barberini, che non è una copia, per così dire, conforme del Caravaggio, ma una libera interpretazione, o come afferma l'autore, una dimostrazione di interpretazione iconografica e personale, che rivelano tuttavia la qualità di Giuseppe Vermiglio, che anche in altri suoi quadri, e sono almeno nove, primo nucleo, in varie collocazioni ricostruiti o comunque riferiti a Giuseppe Vermiglio dal Papa, si ispira al Caravaggio, però con libertà di espressione e modificazioni degli esempi figurativi del maestro, citando infine la cospicuità degli eventuali committenti di questo Vermiglio, non ancora pienamente conosciuto pittore, e sono i Borghesi, Scipione Borghese, i Barberini con Maffeo, niente un po' di meno, i Giustiniani, i Mattei, i Salerno, vero parterre della nobiltà e dell'ambiente ecclesiastico di alta prelatura romana. Ma questa Giuditta inserisce tra essi anche Ottavio Costa. Bene, tentando di sintetizzare, forse in maniera non adeguata, ma scuso, i contenuti di quello stimolante convegno che ha impegnato esperti di varie discipline, ho cercato di illustrare sinteticamente, stavano pure, gli interventi, benché appunto la mia esposizione sia stata piuttosto lunga, e anche di questo chiedo la vostra attenzione. Questi interventi mostrano indubbiamente la personalità del rivoluzionario artista lombardo sotto i più vari aspetti, che, come afferma giustamente Gianni Papi, può essere considerato alla stregua di Masaccio un genio smisurato che fa compiere
un salto improvviso nel cammino della storia dell'arte. E qui aggiungerei, se mi permettete, anche Michelangelo nel Totodoro, perché da lì inizia una corrente figurativa completamente diversa di quella che fino a quel momento si esprimeva nell'arte. Comunque, un riflesso di questo cammino può scorgersi anche nella dedicazione del suo capolavoro affidato al dipinto dell'epoca. Grazie per l'invito a voi e grazie per